Allora, come vedete sull'altalena grande, che è 7:10, adesso abbiamo un altro ragazzo, un altro professionista, direttamente dall'Estonia, che si chiama Hans. E come ho detto, che lui è una delle persone fondamentali che si occupa dello sviluppo di kicking, di questo sport. Kicking in estone vuol dire altalena. È uno sport che hanno inventato estoni nel 96. Quindi lui non era la persona che l'ha inventato, però adesso lui è molto appassionato, diciamo così. E speriamo tantissimo che stasera nasca un nuovo record mondiale, perché sarebbe davvero molto molto bello qui all'Expo 2015 al padiglione dell'Estonia. Allora, il pubblico, siete pronti? Siete pronti? Voglio vedere se siete davvero pronti o no. Allora, come vedete, c'è la ragazza che sta filmando tutto, perché sono le prove per il nuovo record mondiale, nel caso in cui succeda che nasce davvero un nuovo record stasera. Speriamo tanto che nasca un nuovo record, perché sarebbe davvero molto bello. Anzi, vedo che comunque è quasi quasi pronto, quindi un po' di pazienza ancora.
per battere il record lui deve superare, cioè deve fare basta anche fare soltanto una volta 3,60, perché più sono lunghe le braccia di Altalena più è difficile fare un giro intero, un giro della morte. Facciamo un grande, grande applauso per Hans, che è pronto. Speriamo bene, speriamo bene. In bocca al lupo. Ok, voglio fare una piccola intervista con questo star qui. Hans, how are you doing? Swinging a bit. Only a bit, right? I have my ups and downs, but the main, most important is keep going. Well, you made really good job here, seriously. We're really happy for you! Something really, really amazing happened to you right now. New world record is made. Thank you very much, Hans. We're so, so happy for you. It's something really amazing what happened right now here. Let's make one really, really big applause for him. Thank you. Quindi adesso mi hanno detto che bisognerebbe riguardare tutto,
Quindi adesso è molto molto importante capire se davvero era 7 e 10.